Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, diversamente dal solito, andremo a parlare di tre classici del cinema. Come sempre però non dimenticatevi di seguirci e iscrivervi al canale. Detto questo io direi di partire subito con le migliori curiosità. La prima saga leggendaria che andiamo a vedere oggi è Pirati dei Caraibi. E il primo fatto non poteva che essere su Jack Sparrow. Forse non sapevate infatti che l'attore prese spunto da Keith Richards, grandissimo chitarrista dei Rolling Stones, per appunto forgiare il proprio personaggio sia di aspetto che caratterialmente. Lo stesso Kate sarà poi presente nei film anche come padre appunto di Jack Sparrow. E ragazzi, Pirati dei Caraibi, oltre che essere una serie di film leggendaria, è anche una delle più redditizie. Pensate infatti che i film in totale hanno generato più di 4 miliardi e 500 milioni di dollari, cifra che ovviamente è destinata a crescere se si faranno nuovi film del franchise. L'ultima curiosità su questa saga riguarda la grandissima mole di lavoro per quanto riguarda il montaggio dei film. Più precisamente stiamo parlando della CGI e della computer grafica. Pensate che i produttori si rivolsero anche alle compagnie di George Lucas e James Cameron, i quali appunto avevano delle proprie aziende di effetti speciali. E cosa incredibile, per ogni film ci vollero dai 5 ai 6 mesi solamente di montaggio. Ditemi se vorreste il ritorno di Johnny Depp nella saga. Come secondo filone di film leggendari e classici vediamo Indiana Jones. Ebbene, la cosa curiosa è che per la parte del protagonista poteva esserci un altro attore. E stiamo parlando di Tom Selleck, famosissimo ai tempi appunto in film, ma soprattutto in serie TV, a cui venne proposto il ruolo ma che rifiutò per problemi personali. E possiamo tranquillamente dire che perse una grandissima occasione. Un'altra cosa divertente riguarda questa scena qui. Lo svolgimento in realtà doveva essere molto più lungo e articolato, solo che gli attori, e in particolare Harrison Ford, furono colti da un grandissimo mal di pancia. E tutto questo per aver mangiato del cibo avariato il giorno prima, facendo sì che vollero velocizzare la scena perché era abbastanza lunga da girare. E invece che ulteriori lunghissimi combattimenti di spada, salti, eccetera, Harrison Ford pensò bene di sparare all'avversario e andarsene. Indiana Jones è famoso anche per avere un sacco di easter egg nei suoi film, soprattutto legati a George Lucas e al mondo di Star Wars, come potete vedere in questa immagine. Ma come questa ce ne sono veramente tantissimi altri, e se ne conoscete qualcuno scrivetemelo nei commenti. Ed infine ragazzi, la saga delle saghe. Stiamo parlando di Rocky. Pensate che Stallone per fare il primo film si ispirò ad un vero incontro di box, e stiamo parlando del match di Muhammad Ali e Chuck Wepner. Quest'ultimo pugile appunto, tra virgolette, povero, sconosciuto, ma che durò per ben 15 round. Da lì in poi Stallone tornò a casa e pensate, ci mise solamente 3 giorni a scrivere la sceneggiatura. La pellicola costò veramente poco, tipo $1 milione, e ne generò in tutto il mondo più di 200 milioni. Ovviamente, come sapete, Stallone è sempre stato un amante del realismo, e per far rendere meglio i personaggi nel film, molto spesso faceva botte veramente, finendo più volte in ospedale. Questo fu anche il caso durante le riprese del quarto film, quando Dolph Lundgren, ossia Ivan Drago, gli tirò dei pugni veramente ben assestati facendolo crollare. Per fortuna andò in ospedale e si riprese quasi subito. E queste erano le cose più rilevanti della saga di Rocky, ma ce ne sarebbero tantissime altre. Ed ecco che anche il video di oggi sui grandi classici finisce qui. Io come sempre vi invito a seguirci su tutti i nostri social Screen Week. E cos'altro posso dirvi se non buona giornata e buon cinema!